È controverso, è un piccolo short movie che ho girato quest'estate con un iPhone. Parla di discriminazione contro tutti i tipi di minoranze, prendo in questo caso come pretesto l'omofobia, ma mi rivolgo a tutti i tipi di outsider, a tutti quelli che vengono discriminati per avere un punto di vista diverso, per avere un'idea diversa. I controversi sono, secondo me, gli eroi del nostro tempo, sono i veri guerrieri, i veri soldati del nostro tempo, quelli che, gli outsider, quelli che non hanno paura di esporre le proprie opinioni, di andare controcorrente, di andare contro i dogmi. Questi sono i controversi. Però forse sono quelli che ci insegneranno a rendere il mondo migliore. Con coraggio, con tanto coraggio, con delle opinioni, senso critico. Mai con la violenza, perché con la violenza secondo me non andiamo da nessuna parte. E secondo me anche con l'arte. Con l'arte non penso che si modifichi la realtà, credo che si possa migliorare, credo che l'arte ti dia la possibilità o ci dia la possibilità di esprimere dei punti di vista e quindi di cambiare le cose attorno a noi in qualche modo, di cambiare la percezione delle cose attorno a noi. E con una percezione diversa della realtà è possibile anche comprendere dei meccanismi che possano migliorarla. È un po' una croce, una delizia, nel senso che da un lato io sono molto affascinato dall'iconografia religiosa, da questo grande potere che ha la religione nei confronti dell'umanità intera, però mi chiedo sempre se questa forma di pubblicità, perché per me la religione, le religioni organizzate sono un po' come una grande agenzia di marketing e pubblicità, dove magari cercano di pubblicizzare, in questo caso, il Dio che ti salva dall'inferno se fai il buono, ma non è una cosa che mi convince tanto. Però, da un lato mi affascina perché mi chiedo come fa tanta gente a rimanere fottuta.